porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Valorizzare il nostro territorio e dire no all'inceneritore. Oggi a Ritorbido salviamo l'Oltrepò, il Festival Green tra sapori, visioni e suoni, organizzato dal comitato No Inceneritore in collaborazione con associazioni e proloco del territorio. Siamo a Ritorbido a questa manifestazione contro l'impianto di pirolisi. Quanto è importante che vengano organizzate queste manifestazioni e perché lo è? È molto importante per il fatto di un fatto proprio di comunicazione con le persone che sono tutti i giorni in contatto con un televisore che non gli dà un'informazione pulita. L'unica informazione pulita che trovo io è la gente, il passaparola, il modo di manifestare insieme, il modo di stare insieme, il modo di potersi parlare, perché in questi ultimi anni la gente è rimasta veramente al palo, ha bisogno veramente di scrollarsi. Questo è per un inceneritore, ma c'è una discarica qua vicino. Ci sono tante cose che non vanno bene nella nostra zona, almeno nella zona dell'Oltrepò e anche al di là della Lomellina. Perciò, secondo me, un'unione forte fa più forte il servizio tra un cittadino e cittadino. La giornata finora anche al di sopra delle aspettative. Devo dire che adesso non vi faccio vedere il numero di soldi fino ad ora raccolti, ma è un numero importante. Chi non ci dà l'aiuto economico comunque ci tiene a firmare. I contributi raccolti a cosa serviranno, per chi non lo sapesse? Allora, i contributi raccolti servono intanto a organizzare tutte queste manifestazioni. Si fa a volte anche della pubblicità e degli investimenti, tipo quello che è stato fatto ieri sulla provincia pavese. C'è tutto un discorso di volantinaggio e di cartellonistica, poi di informazione, quindi ci vuole un po' di aiuto economico, e qualora in futuro dovessero appesantirsi ulteriormente le situazioni, non è escluso che ci si debba appoggiare anche dagli studi legali, sempre più importanti e sempre più forti su questo fronte, che necessitano ovviamente di un supporto economico. E a sostenere, insomma, la lotta contro l'inceneritore, andare avanti. Sicuramente ci sono dietro persone che tracciano tutto quello che viene preso, ci sono i conti correnti, tutte le persone possono verificare quello che donano in minima parte o in grande parte. E come del resto sono state fatte quelle firme, non sono state prese e buttate o soltanto chiacchierate. Se uno vuole prenderne visione può andare dal notaio a Casteggio e sa attualmente quante firme sono state raccolte. Quindi è tutto tracciato, tutto in buona fede. Come probabilmente l'avete capito anche voi girando tra le bancarelle, avete trovato le signore di Chiusani che fanno la scritta, quindi ovviamente... È vero, confermo. Confermate. Potete immaginare che quelle persone non si fanno pagare come non ci facciamo pagare noi. Tutto questo va a sostenere tutta questa battaglia che tutti insieme, perché noi siamo magari un po' più esposti, però tutti, siamo tutti uguali a sostenere questa causa e cercare di non fare questo. Sperando che possa servire, insomma, auguriamocelo tutti. Se ci si mette tutti insieme e si ha anche una forza economica per combattere in maniera più precisa possibile questa cosa, siamo più forti. Stiamo facendo una cosa importante, secondo noi, che supera un po' la raccolta firme, in quanto la raccolta firme non aveva lo spazio dedicato. Con questo modulo riusciamo ad avere per completezza anche l'indirizzo email. Questo cosa vuol dire? Una banca dati sempre più allargata, le persone sempre più aggiornate, speriamo di dargli buone notizie, ma sempre più pronte ad ogni evento a partecipare come facciamo noi, a partecipare come persone e come numero, però insomma ad esserci, perché se in altre situazioni sono arrivate a raccogliere 900 firme, senza fare nomi, però sono state raccolte 900 firme, sembravano tante, e noi depositate sono 14.300, ne abbiamo già altre da arrivare a 16.000, e quelle che si raccolgono oggi si arriverà ancora di più, probabilmente qualcuno deve capire che qui quella cosa non si deve fare. I numeri sono notevolmente importanti. Sono grossi. Speriamo anche di avere sempre più il supporto
non solo dai paesi strettamente vicini, va bene anche diffondere questo argomento su Voghera in maniera più importante, perché magari uno che abita in Corso 27 Marzo si sente più lontano, ma ovviamente sbaglia, perché tanto lui quanto quello di Strada Ferretta sono interessati uguali a questa situazione, e anche oltre, perché di fatti poi tutto questo titolo di queste organizzazioni, le magliette, riguardano l'Oltre Po, che è una situazione ampia, cioè quindi dobbiamo andare anche sempre più avanti, sempre più oltre come numero di partecipanti. Beh, aiuterà molto probabilmente anche la dichiarazione di Dario Fo, che attraverso un quotidiano famosissimo a livello nazionale si è schierato proprio contro l'impianto di Piero Lisi. Sì, anche quelle persone lì che hanno una certa rilevanza politica, o forse in quel caso lì una certa parliamo di un premio Nobel, quindi Nobel ha più visibilità di noi, che comunque ci impegniamo, ma ha più visibilità di noi, più importanza, leggere un articolo sul maggiore quotidiano nazionale, primo o il secondo, insomma siamo lì col Sole 24 Ore, che fa una dichiarazione, un'affermazione del genere scritta, è comunque un supporto per tutti noi. Chiaramente.